Bentrovate, bentrovati a questa nuova puntata dell'appuntamento. Ospite di quest'oggi in collegamento dalla sua città, Genova, sono felice di dare il benvenuto a Paola Bassino, vicepresidente di Make-A-Wish Italia. Quindi io do il benvenuto, grazie di essere con noi, Paola. Grazie a voi di averci invitato e di darmi la possibilità di poter dire due parole su questa associazione meravigliosa che rappresento in questo momento. Questa associazione, per quei pochi che non la conoscono, cominciamo col dire che Make-A-Wish, appunto un'associazione no profit, riconosciuta dallo Stato italiano, che realizza i desideri di bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni affetti da gravi patologie. L'obiettivo è quello di offrire loro un'esperienza che possa generare speranza e cambiargli la vita. Aggiungo che Make-A-Wish è presente in tutta Italia, attraverso un network di oltre 250 volontari e riceve segnalazioni dai principali ospedali pediatrici del nostro paese. Ecco, io approfitterei della sua disponibilità, Paola, per chiederle di tracciare un sintetico quadro di Make-A-Wish Italia, della sua storia, magari ricordando quali sono gli obiettivi raggiunti dal 2004 ad oggi, diciamo 2004, anno della sua fondazione. Esatto, sì, la Make-A-Wish Italia è stata fondata appunto nel 2004 da una coppia, lei è di origine tedesca, mentre il marito è italiano, quindi genovese, e che hanno purtroppo perso una figlia a causa di una grave malattia genetica. Da lì la necessità di trasformare la loro tragedia in una cosa, diciamo positiva, che potesse dare speranza ad altri bambini. Quindi i Frontani hanno cercato questa associazione che esisteva già nel mondo, perché Make-A-Wish è nata nel 1980 negli Stati Uniti per volere della famiglia di Chris, un bambino che per un giorno era gravemente malato di leucemia e per un giorno è diventato poliziotto. Tutta la città di Phoenix in Arizona si è mossa perché lui vivesse le sensazioni e le emozioni come un vero piccolo poliziotto, quindi la divisa fatta su misura, il giuramento, addirittura l'inseguimento a un ladro finito poi con l'arresto. E così appunto è nata Make-A-Wish negli Stati Uniti. I Frontani l'hanno voluta anche in Italia e dal lontano 2004 è cresciuta moltissimo. Siamo cresciuti moltissimo perché abbiamo realizzato più di 2.300 desideri in questi 16 anni, con appunto, come ha ricordato lei, un network di 250 volontari in tutta Italia. Collaboriamo con i maggiori ospedali oncologici pediatrici italiani e quindi arriviamo veramente su tutto il territorio nazionale. Questo lo facciamo perché vogliamo assolutamente portare avanti la nostra missione in un modo integro, eticamente responsabile, mettendo sempre il bambino e il suo desiderio, insieme alla sua famiglia ovviamente, al centro della nostra attenzione. Tutto ciò noi dedichiamo un particolare riguardo ai minimi particolari proprio nella realizzazione del desiderio. E nello stesso tempo speriamo anche, anzi crediamo di instaurare in questi anni di aver instaurato un rapporto di fiducia nei confronti dei nostri benefattori in un'ottica di trasparenza totale, direi. Infatti molto spesso i nostri donatori continuano, diciamo, ripetono le loro donazioni ogni anno o periodicamente comunque. Ecco, proviamo a tracciare un quadro un po' più preciso, per quanto è possibile, visto la situazione di emergenza che rende tutto un po' più vago a livello di dati e di numeri in questo momento. Qual è la situazione di bambini e ragazzi con gravi patologie in Italia allo stato attuale? Cioè, quante sono le famiglie che si rivolgono in media alla vostra associazione? Guardi, noi realizzavamo, diciamo, ante-Covid, circa una media di 250 desideri all'anno, di bambini all'anno. Purtroppo 2020 è stato inferiore, parliamo di 120, 100,
130 desideri, perché come potete immaginare nell'ultimo periodo la situazione ci ha impedito di muoverci. Questa prima parte del 2021 siamo comunque in qualche modo un po' bloccati, perché tutti i desideri che riguardano spostamenti, viaggi, in qualche modo sono ovviamente fermi. È difficile muoversi per chiunque, potete immaginare per un bambino che è immunodepresso, i medici assolutamente non danno l'autorizzazione e neanche noi le chiediamo. Quindi tutto ciò che riguarda, per esempio, andare a Euro Disney, a Disneyland, a Parigi, che è una meta molto richiesta dai nostri bimbi, per esempio, sono assolutamente in lista d'attesa, ecco. Però se posso anticipare già, non so se anticipo una sua domanda, ma quello che noi cerchiamo di fare è che non vogliamo abbandonare i bambini e lasciarli lì semplicemente come se fossimo un'agenzia di viaggio che dice mi spiace, siete in stand-by. Noi cerchiamo di seguirli e per questo abbiamo inventato, diciamo, una formula che chiamiamo Wish Journey. Questo lo dice il termine stesso, è proprio un viaggio verso il desiderio, e cerchiamo di mantenere vivo nel bambino sempre l'interesse del desiderio che ci ha richiesto, che ci ha confidato, facendogli fare praticamente anche delle cose proprio, come dico, praticamente proprio in modo pratico, quindi dei puzzle, dei tenere un diario, insomma potrei farle tantissimi esempi. Questo per mantenerci sempre in contatto e farlo sempre essere interessato, diciamo, al suo desiderio, non farlo sentire mai abbandonato. Infatti, una delle domande che volevo farle è proprio girava intorno al concetto di desiderio, che è un po' il fulcro della vostra associazione, al di là del nome che esplicita questa idea. Sulla base, appunto, volevo chiedere della vostra lunga esperienza sul campo. Quanto l'esperienza emotiva, appunto alimentata da un desiderio, è realmente di supporto alle cure mediche di un bambino? Sì, guardi, l'impatto di un desiderio è veramente forte, veramente importante. Noi lo tocchiamo con mano quotidianamente. Io sono una volontaria di questa associazione, non ho nessun diciamo beneficio economico, però continuo a toccare quotidianamente l'efficacia della nostra missione. Le posso dire che, per esempio, oncologi, abbiamo una testimonianza adesso proprio recente di un oncologo dell'ospedale Santa Chiara di Pisa che dice, la leggo proprio perché non voglio sbagliare, le medicine sono importanti per curare, questo è ovvio, ma fare degli interventi che riguardano la psiche di un bambino è quasi come somministrare un farmaco. Aiuta a far star meglio il paziente e questo gli consente di rispondere meglio alle terapie. Direi che questo dice tutto. Poi vi posso anche dare dei numeri se vi può servire. Da una ricerca condotta negli Stati Uniti, il 98% delle famiglie torna a sentirsi normale. Guardate che normale è un termine veramente forte. Normale. L'81% dei genitori afferma che i bambini affrontano meglio le loro terapie, quindi più dell'80%, e l'89% dei bambini diventa emotivamente più forte. Lo so che sono numeri, ma parlano veramente chiaro, direi. Paola, io vorrei ricordare, insieme a questi numeri, che Make-A-Wish Italia non riceve alcun finanziamento pubblico e quindi è assolutamente importante il contributo e il ruolo dei donatori, siano essi privati, aziende o fondazioni. Vogliamo raccontare a chi ci segue, al nostro pubblico, come è possibile sostenere la vostra attività e come poi vengono gestite le risorse donate? Sì, certo, la ringrazio molto per questa domanda. Non nascondo che, come tutte le associazioni di nostro tipo, abbiamo avuto grossi problemi con il Covid, perché ci sono state, diciamolo, emergenze più importanti, forse, certo, che sembravano più urgenti, ecco, chiamiamole urgenze. Sì. E nonostante ciò i nostri bambini continuano a sognare, continuano a farci richieste, quindi per noi è molto molto importante
ci vengano dati dei fondi. Una delle principali, entrate sono le donazioni dei privati, che quest'anno, devo dire, malgrado i problemi che abbiamo avuto tutti, hanno tenuto molto bene. Mentre purtroppo le donazioni corporate, quindi quelle che vengono dalle aziende, hanno subito una grande contrazione. Noi abbiamo un sostegno abbastanza importante dal 5 per 1000, e questo è una voce molto importante del nostro bilancio. Tra l'altro non costa nulla, per cui lo sappiamo tutti, ma purtroppo ce lo confermano proprio anche le statistiche che non riguardano solo Make-A-Wish, ma tante persone non devolvono il 5 per 1000, quindi va veramente perso, è un gran peccato questo. E la cosa bella del donare a Make-A-Wish, se posso rubare ancora un minuto, è Certo. che no, la nostra è una beneficenza, se volete, molto concreta. Cioè, chi dà a Make-A-Wish, chi dona a Make-A-Wish, praticamente può fare prendere in adozione un desiderio molto concreto. Quindi, si adotta parzialmente anche il desiderio di un bambino che si chiama magari Paola e che vuole nuotare con i delfini, oppure che vuole ricevere un particolare computer o una bicicletta speciale. Ecco, diciamo che dopodiché una persona può scegliere il tipo di desiderio a cui donare, a cui contribuire, e poi gli vengono mandate le fotografie durante la realizzazione del desiderio, insomma, viene seguito proprio come una vera e propria adozione. Io chiuderei anche con un'altra, raccontando anche le altre modalità con cui è possibile sostenere o affiancare il lavoro che fa Make-A-Wish, ovvero il ruolo che possono avere da casa con il loro aiuto, i volontari o quelli che voi chiamate partner. Vogliamo dire qualcosa di più anche su questa possibilità? Certo, noi abbiamo, due tipi di volontari, un tipo di volontario che si occupa proprio di intervistare i bambini, di seguirli nella fase di Wish Journey, per esempio, quella di cui abbiamo parlato prima, e sono, come dicevo, persone che dedicano il proprio tempo e quindi per noi molto importanti. Ci sono anche altre persone che si occupano magari invece del fundraising e quindi magari non seguono i bambini propriamente nella fase delle malattie, ma che si occupano di darci una mano organizzando eventi, cose del genere. E poi ci sono anche le aziende che ci mettono a disposizione in modo gratuito i loro servizi. Se può darci un'anticipazione, se ci sono delle novità, dei progetti programmati, da Make-A-Wish per questo 2021, ancora un po' tutto da decifrare. Esattamente, un po' tutto da decifrare, e ci vorrebbe un po' la sfera di cristallo per vedere come andranno le cose. Quindi per il momento noi teniamo duro, continuiamo a realizzare sogni, continuiamo a metterci la cura e l'attenzione che abbiamo sempre messo nella nostra missione. Cercheremo sicuramente di lavorare meglio per quanto riguarda la raccolta fondi tramite 5 per 1000, e stiamo pronti per ricominciare appena le cose si calmeranno e torneranno a essere più tranquille. Noi ve lo auguriamo, ce lo auguriamo, siamo giunti alla fine di questo appuntamento. Io ringrazio Paola Bassino di essere stata con noi. Grazie. Invito il nostro pubblico a sostenere la preziosa attività di Make-A-Wish, ricordando che si possono trovare tutte le informazioni necessarie sul sito ufficiale che è www.makeawish.it. Io la ringrazio tanto per il tempo che ci ha dedicato. Buonissimo lavoro e a risentirci presto con altri aggiornamenti, speriamo, positivi. Grazie ancora Paola. Grazie, grazie mille a voi, a lei e a tutti i vostri ascoltatori. Grazie di cuore. Salve. Arrivederci.